Anche quest'anno la cerimonia istituzionale per il 162esimo anniversario della Fondazione della Polizia si è tenuta nella sede distaccata della Questura di Gorizia, intitolata a Francesco Massarelli in Piazzale della Casa Rossa. E il questore piovesana ha voluto rimarcare che oltre ai numeri, che vedono un calo di quasi tutte le tipologie di reato, tranne un aumento leggero dei furti nel Monfalconese, la criticità più grande è la mancanza di agenti, e questo lo ha evidenziato nel saluto alle autorità, agli ufficiali, ma non agli agenti, perché non ci sono più. Perché non ce ne sono più, sono finiti. E questo è un grande problema per la Polizia di Stato, non solo Polizia, ma tutta Italia. Il motivo per cui non disponiamo di agenti è perché non ne vengono arruolati in numero sufficiente, no? E quindi il cambio generazionale. L'età media della polizia a livello nazionale è di 48 anni ed è ovviamente in incremento. I tagli e altre cose hanno influito, visto che c'è mancanza di uomini, mezzi? Sì, allora, in materia di risorse materiali certamente i tagli finanziari hanno influito, soprattutto nel settore della manutenzione, perché ci troviamo a non poter effettuare le dovute manutenzioni periodiche ad automezzi, agli immobili, e questo procura alla lunga un danno maggiore di quello che sarebbe la spesa per fare i lavori di manutenzione ordinario previsti. Per quanto riguarda invece le risorse umane, quello che è preoccupante è la mancanza del ricambio generazionale. Noi ci troviamo ad avere ormai una polizia, un'età media di 48 anni, che effettivamente è troppo elevata. Ma perché non si fanno concorsi? Non si arruolano in numero sufficiente giovani, nuovi agenti. Noi abbiamo bisogno di ragazzi di 20 anni. Con questo stop, l'amministratore delegato di Ennova, Fabrizio Taggetti, ha preferito non farci sentire la sua telefonata, peraltro in viva voce con qualche decina di persone che ascoltavano le domande che l'assessore provinciale Ilaria Cecot gli faceva per capire come mai la proprietà di Ennova si sia fatta negare tanto con i dipendenti quanto con le forze sindacali e soprattutto come mai da 3 mesi gli stipendi non vengono pagati. Assessore, abbiamo un nuovo fronte, forse un po' imprevisto per quanto riguarda il lavoro, la mancanza di lavoro dell'Ennova. Sì, assolutamente, non era in previsione di doverci trovare a gestire un'altra situazione di questo tipo a Gorizia, che come sapete insomma ha già pagato e sta pagando ampiamente. Pochi mesi fa eravamo fuori dallo stabilimento della suite, oggi ci troviamo in questa nuova situazione. Quello che lascia perplessi ovviamente è la tipologia, no, di mercato. Stiamo parlando di un'azienda che produce energie rinnovabili e quindi dovrebbe essere assolutamente all'avanguardia in questo momento, non sicuramente in una situazione di difficoltà e di crisi. È stato difficile trovare un dialogo, devo dire la verità, più che trovare un dialogo, diciamo fare sistema, cercare di mettere intorno allo stesso tavolo la proprietà e i sindacati. Sappiamo che comunque anche negli altri stabilimenti come quello di Varese la FIOM si è già attivata, quindi diciamo che è l'intero gruppo che in questo momento soffre, e da qui pensiamo a cosa dobbiamo fare. Cioè, la prima cosa, secondo me la più importante, sarà portare l'azienda qui a parlare con i lavoratori. Carso Vivo, due parole che vogliono dire tanto. Cosa significa, Bandelli? No, è un progetto che abbiamo vinto, questo grazie al GAL, che è stato, come dire, costituito dopo la morte, fra virgolette, della comunità montana del Carso, e questo è un ente che porta i progetti, che porta il finanziamento alla comunità europea. Perché abbiamo fatto Carso Vivo? Perché Carso Vivo è identificato nel bando, fa parte del Carso e perciò è identificato in tutto il territorio della zona del Carso. La maggior parte del progetto viene, come dire, presentato nel territorio di comune di
Guido Bardot è del comune di Savonia, ma certamente ci sono anche i legami con altri comuni vicini come sono Sagrado, Fogliano e poi proprio per identificare non la pratica della tradizione della comunità slovena, ma fare anche la tradizione di altre comunità che sono friulane e fare un legame di questo approccio qui. E io penso in questo momento è molto importante perché il progetto porta, sappiamo bene che c'è il centenario della prima guerra mondiale, perciò anche questo sarà identificato, sarà presentato in questi due comuni. Insomma, la vostra intenzione è far conoscere il Carso dappertutto? Sì, dobbiamo conoscere più il possibile. Il progetto è logicamente identificato, intitolato la parte tradizionale, nel senso tradizione della comunità slovena, ma noi presentiamo il legame con altre realtà, perciò dobbiamo in qualche modo, sì certo come scrive il bando, ma anche poi presentare altre cose come ho ben prima definito la prima guerra mondiale. L'SSO fa da collante in questo caso, però avete coinvolto più enti in questo progetto. Sì, ci sono quattro enti. Allora, il primo è il CRAST, questo è un circolo culturale che in qualche modo di solito presenta, è un circolo di cori, un circolo di musica, ma sarà come collante dei sentieri, vuol dire che tracerà gli itinerari della prima guerra mondiale con l'aiuto dell'associazione di Mofalcone che è IADRO. Il terzo è Scatamita Ciù per la parte sociale, nel senso la parte invalidi ci aiuteranno a verificare tutti i sentieri se hanno la possibilità di tutta la gente, tutti i cittadini che abitano e non solo, anche la parte turistica, se possono camminare. E poi c'è il polisportivo Socia che in qualche modo farà una mappa di tutti gli edifici sportivi del Carso. Questo è un collante proprio abbiamo fatto apposta proprio per in qualche modo, perché non dare lavoro a queste realtà, perché sanno molto bene il dettaglio con precisazione che cosa succede nel territorio. Sono loro quelle che hanno il bagaglio di valorizzazione della parte culturale, sociale e sportiva, perciò è anche giusto che fanno loro. Questo progetto è incentrato a far venire persone dall'esterno, ma potrebbe incuriosire anche gli indigeni, che c'è magari più di qualcuno che non è mai andato sul Carso oppure non è mai andato a Reti Puglia. Ma certamente, noi in questo progetto faremo un progetto anche sul web, quattro lingue, sloveno, italiano, tedesco e inglese. Questo è importantissimo, perciò avrà tutta una mappa di zonizzazione di tutti gli itinerari della prima guerra mondiale, ma non solo, anche la parte di tutte le sportive, di tutti i palazzi, perché dobbiamo identificare nel miglior modo possibile e presentare anche ai stranieri, ai turisti che vivono, che in qualche modo vengono qui proprio a verificare il nostro territorio. Presentata nella sede del Tergoschi d'Oma Gorizia, Carso Vivo, che è un'iniziativa, un progetto fatto dall'SSO, l'Organizzazione delle Confederazioni Slovene. Devetak, ci sono anche dei pacchetti turistici in questa offerta, in questo progetto? Sì, abbiamo sei pacchetti turistici che comprendono, iniziando un incontro in una struttura sita nel comune di Savonia di Sonzo, dove in circa tre quarti d'ora verrà spiegata un po' le caratteristiche generali del Carso, e a seguire poi una gita sul territorio carsiano. Questi pacchetti saranno proposti sia alle scuole che ad altre associazioni o società, come pure anche a turisti. Dovranno comprendere circa da 25 a 50 persone e saranno della durata di circa mezza giornata. Se qualcuno vuole ricevere informazioni sui pacchetti turistici, cosa dovrebbe fare? Allora, noi metteremo sia sulla pagina internet come contattarci, e comunque stiamo inviando e contattando tutta una serie di scuole, agenzie turistiche eccetera, con gli indirizzi dove rivolgersi per chiedere informazioni, proposto oppure anche semplicemente iscriversi. Sei pacchetti turistici significa tutti differenti, tutti uguali o sei nell'arco di un tempo?
Allora, questi pacchetti turistici, 6 pacchetti turistici, saranno svolti nell'arco di circa un mese e mezzo e saranno svolti in base a quella che è anche l'esigenza di quelli che vi parteciperanno. In linea generale, abbiamo detto che sarà una presentazione generale del Carso e a seguire una gita, però ovviamente potrà essere incentrata più su un argomento che un altro in base all'esigenza dei partecipanti. Avete constatato che magari c'è più interesse adesso per la Prima Guerra Mondiale o diciamo che il filone preminente è valorizzare il Carso da qua a Muggia? Allora, da una parte vi è un grande interesse, chiamiamolo così, per la parte naturalistica, ma per quel che concerne la Prima Guerra Mondiale abbiamo visto che c'è un interesse crescente anche in base a quello che ormai ad altri progetti che stanno per avere luogo. E perciò abbiamo appunto in questi pacchetti incluso la possibilità appunto che l'intero pacchetto sia incentrato appunto sulla Prima Guerra Mondiale. C'è anche qualche riferimento sul web magari per chiedere informazioni? Allora, a breve sarà attiva una pagina internet www.jvcras.eu oppure www.carsovivo.eu. Su questa pagina saranno tutte le informazioni sul Carso, ma vi sarà anche una pagina dove si potranno reperire tutte le informazioni riguardo le attività che svolgeremo, dunque riguardo anche i pacchetti turistici, come iscriversi, dove contattare, i numeri telefonici, indirizzi di posta elettronica, eccetera. Figura in Festa è una manifestazione entrata ormai nella vita cittadina goriziana, però nel 2014 non si è svolta per mancanza di fondi. Un gruppo di cittadini genitori ha raccolto in poco più di 2 settimane più di 1000 firme e le ha consegnate al sindaco Romoli, che da tramite le consegnerà alla regione depositaria dei fondi per Figura in Festa. Si tratta di un modo per mostrare alla CTA la nostra solidarietà rispetto al fatto che quest'anno non verrà fatta la festa Figura in Festa e tutto il progetto CTA a cui noi ormai sono anni che partecipiamo. Voi come insegnanti siete parte attiva in questo progetto, come si sviluppava? Il progetto ci permetteva di dare ai nostri bambini un'offerta che spaziava dall'arte al teatro, alla musica, alla festa e con un progetto di grandissimo livello che purtroppo quest'anno non possiamo più realizzare. I ragazzi venivano impegnati diciamo per molto tempo? C'erano dei laboratori e per cui diciamo con un incontro al mese più o meno rispetto alle singole discipline noi coprivamo più o meno tutto l'anno arrivando fino a maggio alla festa. La festa in cosa consisteva? In tutti i bambini di tutte le scuole riuniti l'anno scorso per esempio in Piazza Vittoria, dove tutti insieme recitavamo una filastrocca che avevamo imparato a pezzettini, un pezzettino per ogni scuola, e con l'esposizione dei lavori che avevamo realizzato nelle vetrine dei negozi della città. E portare queste attività in scuola poteva aiutarli? Forse a casa non hanno queste possibilità? Sicuramente, perché per esempio per la mia scuola, dove gran parte dei bambini sono stranieri, questa offerta permetteva a chi normalmente non può avere questa possibilità invece di averla a scuola. Parliamo dei diretti interessati, i ragazzi. Come rispondevano a questo progetto? È molto interessante dare questa offerta ai bambini perché vedono delle persone diverse dalle maestre che vedono sempre ogni giorno e si relazionano con degli adulti che gli possono portare delle cose diverse da quelle che gli diamo noi, quindi sicuramente con entusiasmo. Avete consegnato queste firme al sindaco che le passerà in regione, anche perché la regione è la diretta responsabile del progetto. Cosa sperate? Speriamo che torni Figura in Festa prima possibile. Anche le mamme hanno consegnato le firme per il ritorno di Figura in Festa. Giovanni cosa diceva di quel progetto? Giovanni tornava a casa sempre molto entusiasta perché alla scuola materna arrivava Chris che portava il suo entusiasmo, la sua creatività e anche con questo accento inglese, se vogliamo, dava uno spunto di multiculturalità ai bambini. E poi l'esperienza di poter dipingere, cantare e poi ritrovarsi in piazza per lui era un'esperienza unica. Vedersi poi protagonista in città
sulle vetrine dei negozi, a lui e ai suoi amici dava un senso di orgoglio. Diciamo chi era Chris, quindi anche spieghiamo quello che era una parte di Figure in Festa. Chris Gilmour è un artista londinese, da quello che sappiamo noi MAM, che da diversi anni in città porta avanti questo progetto di fare giocare con le scatole, con i colori, con i bambini e costruire delle sculture di cartone. Quindi questo lavoro con il riciclo dei materiali, del colore, era un nuovo modo di vivere anche la scuola. Mancando Figure in Festa, cosa manca? Manca la possibilità ai bambini di vedersi cittadini di Gorizia, nel senso che vedersi quel giorno in piazza insieme ad altri con il sindaco, ma anche vedere, come dicevo, i propri lavori esposti nelle vetrine, faceva sì che loro si sentissero parte di questa città. Signor sindaco, lei ha ricevuto un bel malloppo di firme riguardo a una manifestazione, cosa mi dice? Ma direi che questo dimostra che c'è un grande interesse sia da parte degli insegnanti che dei genitori per questo tipo di manifestazioni. Io credo che sia importante che i bambini vengano educati fin dall'infanzia a forme di arte e di spettacolo, come in questo caso. Mi auguro che la regione sia sensibile e che in qualche modo riesca a reperire delle risorse per impedire che questa manifestazione venga a morire. Sono state consegnate a lei perché il cittadino numero uno di Gorizia, ma in realtà tutto dipende dalla regione. Esatto, i finanziamenti sono esclusivamente regionali. Io candidamente ho pensato che in questo momento noi non siamo in grado di sostenere, come non abbiamo mai sostenuto peraltro, questa manifestazione, però siamo interessati a che questa manifestazione continui. Cosa farete delle firme? Le manderemo all'assessore Torrenti pregandolo di cercare di reperire alcune risorse per poter in qualche modo far sì che questa manifestazione non muoia.